Qual è l'importanza degli accessori nel mercato della sposa? Direi che in questo momento l'accessorio per la sposa è davvero sempre più importante. La sposa ha grandissima attenzione al suo look per il giorno più bello della vita, quindi anche se spesso diciamo che la scarpa non si vede sotto l'abito, in realtà la scarpa è la primissima cosa che tutti gli invitati al matrimonio vedranno della sposa. Noi confermiamo la nostra attenzione e la nostra passione per la qualità, per il design, per il gusto, per l'alto livello dei nostri prodotti che da sempre ci contraddistingue sia nella produzione dell'intimo studiato specialmente proprio per l'esigenza dell'abito da sposa che le nostre collezioni di scarpe. Le proposte di quest'anno sono sicuramente all'insegna del pizzo, della trasparenza e della sensualità. Come risponde il mercato della sposa alle tendenze economiche di questo periodo? Allora, la cosa fondamentale in questo periodo per combattere la crisi, a mio avviso, è mantenere un prodotto di qualità molto alta con il giusto rapporto qualità-prezzo. Come si batte la concorrenza degli altri mercati internazionali, per esempio gli spagnoli? Allora, innanzitutto contenendo i costi superflui e rinunciando magari a una parte di margine. Quanto è importante il Made in Italy per il vostro marchio? Beh, nel mondo se una persona è vestita bene, due sono i motivi. Uno è o perché ha tanti soldi o perché è italiano. E vestire italiano significa avere gusto. Noi abbiamo Giotto, Leonardo, il Bernini e di là, insomma, è una storia che continua. Le cose belle sono belle. Chi lo decide il vestito per lo sposo? Beh, in teoria lo decide lo sposo, però tendenzialmente la sposa condiziona moltissimo. Come sta cambiando il mercato dello sposo? Stanno cercando capi magari con un prezzo leggermente ribassato, però questa ricerca di prezzo comporta a dover sacrificare alcuni particolari per contenere i costi. Noi consideriamo che facciamo tutta la nostra produzione ancora in Italia e diamo un servizio per poter riordinare, riassortire questi capi, fare dei capi su misura con richieste specifiche di clienti, e questo comporta avere dei costi che non possono essere dimezzati. L'istituzione del matrimonio sta molto cambiando negli ultimi tempi, come lo vivete? Sappiamo che il numero di matrimoni in Italia sta calando. Considerate che negli ultimi 4 anni si è passati da 250.000 matrimoni in Italia a 160.000. Se a questi matrimoni togliamo quelli che non vogliono un abito cerimonioso, ma preferisco un abito più tradizionale per poter riusarlo dopo il matrimonio, è chiaro che il mercato dell'abito sposo si è ristretto, però noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare nuovi mercati, quello che stiamo provando a fare tutti, magari mercati diciamo del Far East, il mercato russo, il mercato cinese, che possono dare, sopperire ai numeri che in Italia non ci sono più. Come sta andando questa prima giornata di Si Sposa Italia? Come affluenza di persone, per la verità, ci aspettavamo un calo, mentre realmente penso che sia un'affluenza maggiore degli anni precedenti, in particolare dell'anno scorso. E questo ci fa ben sperare, perché attualmente il mercato è un po' in crisi. Vorremmo essere più ottimisti, perché il mercato italiano, il mercato della cerimonia in particolare, ha bisogno anche di una maggiore spinta, anche se la cerimonia realmente è un target su cui la donna si sofferma maggiormente per motivi suoi personali. Restiamo dalla 42-44, arriviamo anche alla 60, non è un conformato ma una linea molto sobria, di facile vestibilità e non è molto carica. Thank you.
questo 2012. Noi come Giovanna Sbioli non possiamo lamentarci, abbiamo comunque subito un calo di vendite, ma non tale da farci preoccupare. La realtà è che ci preoccupano i prossimi anni. C'è una situazione del mercato in generale che fa pensare a un calo ulteriore di vendite del nostro prodotto, soprattutto sul mercato italiano. Quanto conta per voi il mercato internazionale? Un 15%. La realtà vera è che producendo tutto il nostro prodotto è realizzato in Italia, quindi è un vero made in Italy, abbiamo dei costi di partenza molto alti e quindi la difficoltà che noi riscontriamo è quella di proporre i nostri abiti su mercati dove sono da sempre, più che in Italia, padroni, produttori di abiti che arrivano dall'estremo oriente, la Cina. Quali sono le strategie per il prossimo anno? Prima di tutto stiamo cercando noi come azienda di accorciare la supply chain realizzando nostri punti vendita e quindi proponendo direttamente alle nostre spose un prodotto, come ho detto prima, made in Italy, e questa è la prima. La seconda è quella di cercare sempre di più, grazie all'aiuto dei nostri colleghi all'interno dell'azienda, ma soprattutto della direzione artistica, di realizzare abiti che abbiano un contenuto stilistico alto, ma allo stesso tempo un costo di produzione molto più contenuto. A cosa si è ispirata per la realizzazione di questa collezione? Alla natura. E mai come in questo periodo si sente l'esigenza di una sensibilizzazione nei confronti della salvaguardia della natura, della salvaguardia dell'ambiente, del pianeta. Quindi sono partita qualche tempo fa con questo voler guardare alla natura attraverso le forme, attraverso i ricami, attraverso i disegni, e quindi ho cominciato a spingermi in questa direzione e a disegnare una serie di donne molto simili a delle piante, a dei fiori. Quali sono le novità di questa edizione? Sono molte, quest'anno siamo riuscite a inserire dei prodotti di nicchia, siamo a oltre 170 collezioni presenti con un aumento del 10%, una buona presenza sia in ambito donna che uomo che accessori. Abbiamo investito molto su quelle che sono le tecnologie, nuove tecnologie, quindi abbiamo aperto anche una pagina Facebook che devo dire che è stata anche molto seguita anche dalle consumatrici. Questa è una manifestazione business to business, però fare un po' di brand reputation anche ai nostri marchi è una cosa che fa piacere a noi e soprattutto gratifica loro. Dal punto di vista della struttura della manifestazione abbiamo confermato le aree, abbiamo inserito alcune piccole novità in termini proprio di distribuzione di prodotto. Cosa cercano secondo lei i buyer che arrivano qui a Milano? Sono alla ricerca di un prodotto fatto bene, con un giusto rapporto qualità-prezzo. Ci hanno fatto i complimenti perché hanno visto un'altissima qualità di compratori. Spositalia è comunque una manifestazione che si colloca in una fascia medio-alta. Quello è il prodotto che noi vogliamo rappresentare. Il fatto che questi negozianti, sia italiani ma soprattutto internazionali, siano venuti qui fin dal primo giorno a cercare novità, non fa altro che confermare che questa è la strada giusta e che bisogna continuare su questa. Per il prossimo anno l'edizione è stata anticipata, come mai questa scelta? Una scelta dettata da una richiesta del mercato. Sia le aziende che i compratori hanno necessità di avere il prima possibile gli abiti della nuova collezione in negozio. Le spose incominciano a iniziare già a programmare l'acquisto a settembre. Per poter essere pronti con le consegne, le aziende hanno bisogno di iniziare prima il processo di lavorazione e produzione. Quindi abbiamo deciso di anticipare di un mese, saremo intorno alla fine di maggio, il 22 di maggio. È un passaggio importante, era necessario e quindi abbiamo deciso di anticipare per cercare di rispondere nel modo più compiuto possibile a quella che è un'esigenza di mercato.